I'm Gary Naismith, the Knitting Man. Welcome to my first episode for my YouTube channel. This episode is called How I Learned to Knit. So first of all, I want to say myself. Buongiorno, è un uomo interessante che tutti vogliono conoscere. La notte diventa l'uomo cinetto, la persona più pallosa del mondo. Il suo superpotere farà gomitolare le palle alla gente. Guarda su, c'è un tipo giusto, uno con cui uscire i piedi. Ah no, è l'uomo cinetto. So it looks like there aren't any floats, and I say it's a no-float method, but really, there are floats, they're just a bunch of stuff. Che brutto pezzo di merda! Avete detto che ci sono figli, ma ci sono! Sì, infatti, e bambini che ci pensa! My wife, by the way, is called the Knitting Widow, because... Perché credo che voglio ammazzarvi! Does your wife knit? And sua moglie è una palla di lana! Ho solo una domanda, perché non ti ammazzi? È finita, la nostra calamita per figa, la figa! È proprio una bomba! Adesso siamo ancora noi! E ora andiamo a dire la tipa sua! E poi dopo portiamo qua e la natura fa il suo corso! Non lo so! Forse è la ci siamo! Siamo andati qua! Magari dalla parte! Sì! Ok, ci siamo, sì! Finché arriviamo! Sì! Sì, ci siamo! Siamo in modo? Penso di sì! Vi ho osservato molto ultimamente e ho notato che avete un bel po' di problemi di concentrazione, ok? Cosa? E credetemi quando dico che vi capisco bene. Perché il mondo è così pieno di ingiustizie e questo può diventare un grafo di stress per la vostra generazione. Cosa? Speravo che i vostri genitori sarebbero venuti a questa riunione, ma siccome non hanno potuto partecipare, per me sarà molto più semplice consigliarvi la medicina orientale. Voi non avete mai provato l'agopuntura? È l'unica cosa che mi ha aiutato a guarire dalla grotta vegana. Rilassati, non sentirai alcun dolore. Ok. Ora quello che faremo è aprire un po' di aghi sulla torta e rilasciare la tua energia. Okay. E questi aghi ti faranno sentire rilassato e proverai un senso di benessere. Sembra proprio una bella merda. Bene, adesso prepara il primo aghi che andrò a infilare. Ci devi stare fermo. Ecco che arriva il primo aghi. L'ho fatto che non hai salito una cinquantina. Wow, già fatto. Pazzesco. Mi sento bene. Molto rilassato. E calmo, tutte le altre cose. Scusami un momento, non subito. Devi soffocarmi, coglione. Oh mio Dio. No. Questa cosa mi ha fatto fare a farmi immaginare la testa. Non tocca. Io mi dico. Ehi, Bibis, non vedrai mai potrebbero farmi quel coglione dell'agopuntura. Stavo per... Cazzo di merda, Bibis! Che è pieno di aghi! Sto parlando di aghi! Certo, sto parlando di aghi, tutta faccia di merda! Ma è una sensazione! E come? Se la mia faccia è subito! E ce la facciamo! Bibis, la faccia subito! No, perché vai? Sono messi di cagliare! Tutti gli occhi di droga, giuro di prendere la faccia nel culo! Sai, adesso senti che mi sta facendo la faccia! Adesso basta! Ai! Everyone is done, are doing well? In today's video, what I'm actually going to show you is the basic price screen sound, how it's made, how it's created. Ma che cazzo parla? Davvero? Bobbizzoo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 o
Io ti squarcio la faccia. Sai, devo fare i complimenti. Non riesco a trovare i miei. Sai, non so, sai. Ma
Sponsor. Ma dice, dove sono? Cazzo mi visto, ma non dici quello, coglione. Secondo me dice, ammazzami ti prego. Secondo me, c'è una cosa che oh, cos'è quella roba dietro? Sembra uno scroto che pentola. In realtà, è quella cosa che si chiama Ombra. Perché? C'è per dire, porca troia, sta zitto. Sta cercando di friggere la voce? È come quando friggiamo i patatini al Burger World. Merda, Bibis, ti basta una faccia. Bibis, ti spacco il culo di merda, porca troia, perché ti faccio in culo? Non lo so. Bibis, mi hai superato, non sai di fottini. Porca troia, fermati. Venga. Comunque, questo qua, merda, Bibis. Smettila. Sarebbe, sono cattivo. Sarebbe una figata. Devi fermarti, lo puoi. Ora è tipo, tutto viola. Sembra fighissimo. Mi sa che lungo è caduto. È perdere, è rotto la sua. Che bomba. Io, avrei sono di andare in col cazzo, Bibis, ti avevo avvertito. Avvicinati, avvicinati. Cosa? Bibis, non posso parlare fuori. Posso andare sicuro, avvicinati. Dimmi, Bibis. Mi metti in imbarazzo, ma che problema hai? Io ho un problema. Il mio problema è che mi sembra chiudi. Sono fantastiche. Sì, dove stai? Avete per caso fare io dove stai? Come, scusa? Allora, mi prendo. Sarà per fare. Ho pensato veramente bene. Voglio nemmeno guardarti, Bibis. Non voglio darti questa soddisfazione. Ehi, guarda, posso fare? Sempre qua, faccia. Non mi sono mai sentito così bene. Sai cosa fare ancora meglio? Bibis, se dici più aghi ti prometto che ti pesta sangue subito. Oh, no, no, no. Sarebbe sciocco. No, però mi sto salendo la testa, sì. Come mi pare, non è già fantastica, sì. Ok, ora mi sento qui. Poi mi fuori. Ma faccio, perché non sono piaghi. Ecco, questo. Che sia, come prima. Ah, il mio pisello! Ah, ho detto il mio pisello! Ah, ma se... Ah, io so, sai cosa dirò. Quello è proprio coglione.